ritorno a Torino per la prima volta in questa zona, provincia di Bari? No, la provincia di Bari un sacco di volte, sempre toccato il fondo, però ho fatto un sacco di volte. Tra l'altro nell'ultimo mese tre volte, quindi ci sto prendendo gusto. Ho fatto Santeramo e Cassano qualche giorno fa. Ormai sei Bari? Sì, ormai. Sto anche sbilanciando con qualche frase in dialetto, ma che è meglio non dire. Ok, volevo sapere, per quanto riguarda il Festival di Sanremo, tu hai vinto il Festival 2008. Vinto il Festival? Ah, sì. Innanzitutto, rimosso. Hai intenzione di fare altri festival, di tornare a Sanremo, oppure hai chiuso con... No, non mi dispiacerebbe, come cantautore non mi dispiacerebbe. Vediamo, nel senso che ogni tanto ci provo. Io non faccio come quegli artisti che dicono no, perché magari non ti prendono, quindi devi giustificarti. Qualche volta è successo che mi si è proposto, non mi hanno preso, ma sarebbe bello. Se non dovesse essere, non fa niente, non si canta lo stesso. A Sanremo ti sei proposto con Lola Pons e con Lola Pons vi siete anche proposto in teatro. Volevo sapere, dopo quell'esperienza avete avuto una relazione? E poi abbiamo fatto Promessi Sposi con Michele Guardì fino all'anno scorso. Probabilmente lo spettacolo riprenderà, ma comunque con loro siamo amici e ogni tanto ci divertiamo a fare delle cose insieme. Per quanto riguarda il teatro, diciamo che grazie a Cocciante ti abbiamo conosciuto anche nel musical. Quanto devi il tuo successo a Riccardo Cocciante? Sicuramente gli devo molto, anche dal punto di vista umano, perché lavorare con lui mi ha dato la possibilità di maturare. È stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere a 360 gradi come cantante, come interprete, insomma come attore, e dico sempre anche come uomo, quindi gli devo molto. A proposito di Cocciante, nel tanto show tale quale, hai anche interpretato Cocciante, hai interpretato diversi artisti. Sì. Qual è stato l'artista che hai sentito più tuo, che ti senti di aver fatto meglio, dove ti sei sentito più tuo altro? Cioè? Ma quello che ho fatto meglio non faccio fatica a individuarlo, perché alcuni sono riusciti bene, insomma. Esatto. Forse quelli anche inaspettati, perché alcuni erano proprio quasi, non voglio dire improvvisati, perché dietro c'è un grande lavoro, però non avrei mai pensato di poterli fare bene. Sempre Mario Minghi, però quello sicuramente che mi ha emozionato di più, cioè farlo mi ha emozionato di più, è stato Giovanni, perché è una persona che conoscevo, un artista straordinario, e quindi imitarlo nei pezzi, studiarlo eccetera, insomma è stato bello. Poi sicuramente da quando non c'è più questa cosa ovviamente è più sentita. Quindi diciamo canto, teatro, imitazioni, ormai sei un artista a 360 gradi, oppure ti vuoi specializzare più in qualcosa in particolare? Tipo, quale preferisci tra canto, teatro? Guarda, sinceramente ho capito col tempo che mi piace fare tutto, quindi forse la specializzazione è quella, di fare quello che mi piace e quello che mi pare. In un mondo, cioè in Italia, soprattutto in un paese che è troppo legato alle etichette, quindi fai questo. Cerco di fare tutto, cerco di farlo bene e vediamo finché. Questo che ci chiedono gli italiani. Un ultimo saluto a Torito, ai torinesi, a coloro che vedranno il video nella nostra testata. Scusate se sono venuto così, non ho avuto un modo di cambiarmi, mi sono un po' elegante. Comunque saluto, scherzi a parte, saluto tutti gli amici di Torito. Io spero che vi divertiate.